In questo video i pasticciotti ti insegnano a dipingere con le bolle di sapone. Ti servono dei bicchieri, acqua, sapone per mani, colori a tempera, cannucce e dei fogli bianchi. Meglio se abbastanza spessi, tipo cartoncini. In un bicchiere metti del sapone per mani e del colore a tempera. Quindi mescola fino a che non si saranno amalgamati tra loro. Infine aggiungi dell'acqua. Iniziamo con il metodo numero 1. Facendo attenzione a non ingerire il liquido, soffia con delicatezza nella cannuccia, fino a che non si formerà un grappolo di bolle che uscirà dal bicchiere. Quindi prendi il foglio e adagialo sulle bolle. Sul foglio si formerà una stampa di questo tipo. Procedi in questo modo con vari colori, fino a che tutto il foglio si sarà riempito di bolle. Ed ecco il risultato finale. Carino, vero? Ora vi mostrerò il metodo numero 2, un po' più complicato, ma forse dall'effetto più realistico. Prendi 3 cannucce e falle girare nel colore misto al sapone. Quindi soffia con delicatezza sopra al foglio, fino a che non si formerà una bolla che a contatto con la carta lascerà la sua impronta. Procedi in questo modo con vari colori, fino a che il foglio non si sarà riempito interamente di bolle, che sembreranno quasi disegnate. Ed ecco anche qui il risultato finale. Divertente, vero? Provaci anche tu e scrivici nei commenti qual è il tuo metodo preferito. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.